Quindi si è proceduto a un rilievo, perché di questo non c'era nulla. Si è proceduto. La foto era prima del sito. Ma questo sì, Google Map. Sì, sì, questo è Google Map, perché non l'avevano aggiornato, cioè l'hanno aggiornato molto dopo Google Map, no? Quindi questo è dopo il sisma a destra, ma questo è Google Map prima del sisma. Sì, sì, sì. E il piano, quindi abbiamo fatto il rilievo, diciamo, hanno fatto il rilievo strutturale, quindi del piano interrato e del piano terra, e già da questa immagine vedete che ci sono. Quindi la struttura è classificata come mista perché ci sono due grossi telai in cemento armato interni e dei nuclei scala che non sono in cemento armato, sono in blocchi di calcestruzzo semipieno. Quindi così anche per gli altri livelli. Questi sono, ecco, i prospetti e le sezioni in elevazione. È importante, qui fondamentale sono stati ovviamente rilievi post sisma, che hanno fin da subito messo in evidenza che i maggior danni si sono concentrati appunto nei nuclei scala e nel telaio in cemento armato. Evidentemente per due motivi: il nucleo scala è nucleo di per sé in blocchi di calcestruzzo molto rigido, quindi ha veicolato su di loro tutte le azioni, tutti i tagli sismici maggiori. Telaio di cemento armato, sebbene più flessibile la muratura, ma dimensionato per i carichi, meramente per i carichi verticali, perché le strutture miste una volta solo carichi verticali, soprattutto in queste in cui c'era fuori la corteccia in muratura e all'interno il pilastro aveva esclusivamente la funzione di portare il solaio che stava sopra. E come vedete si sono formate proprio delle cerniere plastiche in corrispondenza dei nodi. Vedete che si sono formate più sul pilastro che sulla trave, perché? Perché come vedete in basso a destra, comunque questi telai in molti casi erano tamponati, e tamponati con laterizio direi quasi pieno, non semipieno, che proprio ha contrastato e ha creato quell'effetto che vedevamo stamattina illustrato anche dal professor Manfredi. In altri casi trave in cemento armato direttamente poggiate sulle murature, come in questo caso qua. Scale, vedete dove si sono formate le cerniere plastiche, perché non armate a tal proposito, quindi con delle armature che poi si sono sfilate. Quindi è stata predisposta una campagna di indagini, questo è il riepilogo che vedete, 168 indagini sclerometriche, quindi 60 prove di penetrazione dinamica sulle malte. Insomma, come vedete io confermo un po' l'importanza della campagna conoscitiva della struttura. Ora, le vedete, non sto qui a riassumerle, vi faccio vedere alcuni estratti, quindi indagini sulle tipologie dei solai, indagini sulle murature in blocchi di CLS, quindi endoscopiche pure, martinetti piatti, rilievo delle armature e delle travi, dei pilastri, quindi le armature all'interno dei pilastri, del telaio, e poi martinetti piatti invece sulla muratura in mattoni pieni, perché la muratura è in mattoni pieni di questa struttura. Ovviamente con tutti i risultati, quindi prove con un martinetto, con due martinetti per avere le sigma e poi i moduli elastici e quindi avere le tensioni residue. Dopodiché quindi abbiamo i risultati, i riepiloghi, no? Quindi le resistenze e i moduli elastici medi per le tipologie di muratura e così per il calcestruzzo e per l'acciaio. Attraverso delle prove MASV, quindi di rifrazione, abbiamo ottenuto la tipologia del terreno, quindi oltre al coefficiente di classificazione topografica, e in base a latitudine e longitudine abbiamo ottenuto gli input sismici per il nostro sito. Queste prove ci hanno permesso di fare una doppia classificazione dei materiali. Per la muratura in mattoni pieni abbiamo ritenuto di dover assumere un livello di conoscenza LC2. Per invece i blocchi in calcestruzzo abbiamo assunto un livello di conoscenza LC1. Anche perché muratura non era omogenea ai vari livelli e anche la percentuale di foratura dei blocchi in CLS non era omogenea ai vari livelli. C'erano delle zone al piano terra che erano quasi gettate completamente fuori dei blocchi e nelle parti più elevate invece era proprio una muratura quasi forata in cima. E quindi siccome noi martinetti piatti l'hanno fatti diciamo, a un livello intermedio, abbiamo ritenuto che quella prova fatta a livello intermedio non fosse così esaustiva per tutto due i nuclei in elevazione.
Quindi per la muratura a mattoni pieni abbiamo potuto assumere i valori medi della tabella, perché ci siamo messi in LC2, mentre per la muratura in blocchi abbiamo assunto i valori minimi perché ci siamo assunti l'LC1. E questi sono i parametri che abbiamo assunto per la muratura e che abbiamo riportato. Ecco, scusate, vi interrompo un attimo per un'osservazione, mi sembra possa essere interessante anche questa. Soprattutto per il calcolo degli edifici in muratura, un aspetto importante è anche quello di vedere quanto i risultati dipendono da certi parametri. Ovviamente raggiungere un miglior livello di conoscenza e quindi avere dei fattori di confidenza più bassi porta generalmente a risultati migliori. Però un po' non va persa l'ottica ingegneristica di capire quanto insistere sulla precisione di un parametro influisce su un risultato. Cioè, in altre parole, vorrei dire questo: se si prende la via giusta per modellare un edificio, si può anche fare delle analisi intermedie, anche se i parametri non sono ancora del tutto raffinati, per capire quali sono anche le direzioni dove indagare. In altri termini, in parte, un po' le prove possono essere anche indirizzate da quello che è il comportamento della struttura. Per esempio, dal punto di vista dell'analisi cinematica, l'uso delle prove che ci portano a migliori valori sui moduli di elasticità piuttosto che sulle resistenze non hanno praticamente effetto, perché quella è un'analisi generalmente fatta a corpo rigido. Ovviamente questo non è vero per l'analisi globale, che è giusto e sia svolta nel modo più accurato, però non va scordato, ecco, il fatto che se si padroneggia il modello si padroneggia anche la capacità di capire quali sono i parametri che contano, e quindi questo ci serve anche a calibrare correttamente le prove. In questo caso soprattutto perché nei nuclei ascensori avevamo verificato i maggior danni di tutta la struttura. Quindi a maggior ragione ci siamo cautelati assumendo un livello di conoscenza basso per quel materiale dei nuclei. Ovviamente poi la muratura in base ai parametri di tabella può essere migliorata se di fatto si riscontrano situazioni di malte buone, giunti sottili, eccetera. Non era nel nostro caso e quindi non sono stati adottati. Come vi dicevo, tutto sommato questo edificio, oltre che misto, si configura anche un po' come aggregato edilizio, perché c'era quella parte che era collegata, e noi in questo caso, come vi ho già detto, abbiamo risolto considerando l'interazione delle masse dell'edificio adiacente. Questo è un caso generale, infatti in generale una modellazione globale di questo tipo non è per niente opportuna, a differenza di come si può pensare in alcuni casi. Anche perché il comportamento di quell'ala può essere significativamente dipendente da tutto il resto del corpo. Per cui forse in alcuni casi è molto più importante ripristinare l'azione, l'interferenza dell'edificio che noi stiamo modellando, magari con delle bielle che hanno rigidezza assiale equivalente alla rigidezza di una porzione dell'edificio che interferisce con il nostro, oltre che ai pesi e le masse. Nel nostro caso noi ci siamo limitati, come vi dicevo, a non modellare le rigidezze interferenti, perché c'era un giunto tecnico, se non diciamo sismico, ma c'era, e quindi abbiamo ritenuto che negli spostamenti dei due edifici uno scambio di rigidezze non ci fosse. Per quanto riguarda invece gli edifici misti, la norma riassume questo. Dice che per le costruzioni di muratura è consentito utilizzare strutture di diversa tecnologia per sopportare i carichi verticali, purché la resistenza dell'azione sismica sia integralmente affidata agli elementi con stessa tecnologia. Nei casi in cui si ritenesse necessario considerare la collaborazione delle pareti di muratura e degli altri elementi nella resistenza al sisma per la verifica, si devono utilizzare i metodi di analisi non lineare. Allora noi abbiamo percorso due strade. Una è stata quella di lasciare all'interno del modello globale il telaio come un pendolo che non collaborasse ai fini della resistenza orizzontale. L'altro invece, analizzando poi il modello piano, come vi farò vedere più avanti, ve lo farò vedere dopo, abbiamo valutato che la plasticizzazione del telaio, sebbene non armato per le zone sismiche, avveniva per spostamenti non significativi e rappresentativi della capacità globale. Quindi lui collaborava elasticamente al comportamento strutturale globale, e poi la crisi comunque avveniva per i nuclei dell'ascensore. Dobbiamo stringere. Ho visto molte slide, il tempo no, è no, qua. No, ma tanto, io, come detto, presenterò solo l'esempio. Qui, no, quindi, difatti, insomma, abbiamo quasi già sforato, sì, perché poi togliamo tempo. Chiaro. Quindi salterò tutta la schematizzazione, diciamo, degli elementi
murari che tutti voi penso conoscete riguardo al telaio equivalente, quindi l'importanza di definire le zone rigide orizzontali e verticali nella modellazione, perché poi queste ci danno l'altezza effettiva deformabile del pannello e quindi la duttilità del pannello, perché la duttilità del pannello viene calcolata sull'altezza deformabile del pannello. Quindi il fatto di dare un end offset, una rigidezza, un tratto rigido più o meno, condiziona fortemente i risultati. Quindi non è che io dico, vabbè, ma gli do un metro, ma un metro se è un metro, ma se così non è, devo dargli il tratto rigido giusto, perché poi la duttilità del pannello è condizionata da questo. Quindi ecco quali sono tutte le accortezze. Un'altra accortezza importantissima sono le connessioni d'angolo dei setti murari. Allora, c'è connessione verticale, quindi posso ritenere rigido quel nodo, cioè un comportamento, quindi l'angolo rimane a 90 gradi? Questo lo devo indagare. Devo vedere se la muratura è realizzata a regola d'arte, c'è cioè il giusto ammorzamento. Altrimenti lo devo svincolare. Qui ci sono anche delle regole geometriche per individuare queste zone rigide. Ecco, una cattiva e una buona, diciamo, migliore modellazione. Modellare un setto unico al piano primo su un architrave del piano terra come nel lato sinistro è sbagliatissimo, perché lì andremo a concentrare tutte le azioni su un elemento orizzontale che in realtà non sono, perché lì c'è un effetto arco, ci sarà della parte superiore che scarica sui maschi di destra e di sinistra. Quindi una modellazione più corretta sicuramente è questa di destra. Ma più delle volte vi assicuro che errori di questo genere, e tu me lo puoi confermare, se ne trovano, perché a volte proprio sfugge il motivo per cui non si deve fare in quel modo. Perché poi lì è chiaro che al primo step ci collassa la fascia per taglio, se la facciamo verificare, oddio, alfa è zero, la mia struttura ha un alfa, un indice di rischio zero. Come tante modellazioni che ho visto, elementini molto snelli in murature venivano lasciati, quindi come elementi sismoresistenti, quindi che contribuivano alla capacità globale della struttura. Quindi alfa zero perché si collassava il pilastrino in muratura. Quello non è sicuramente rappresentativo della capacità. Va tolto, va lasciato nella struttura, ma va tolto come elemento sismoresistente. Quindi è proprio è qui la capacità di saper fare un modello globale e saper poi leggere i risultati. E non dare i numeri all'otto, ma dare dei valori che sono rappresentativi della capacità della struttura. Qui il discorso sull'agli rigidi e flessibili, quindi poter concentrare tutte le masse nel centro di massa, invece dover spingere con le masse in testa ai setti suddivise con il metodo delle aree di influenza fondamentalmente. Ecco quello che vi dicevo prima, delle prove del Ray Lewis che trovate sul sito, fatti su solai in legno con sincro tavolato, doppio tavolato, vedete che poi così flessibili non sono, se sono opportunamente chiodati, ovviamente, no? Quindi questo è un aspetto che ognuno di noi dovrebbe approfondire. Quindi questo è stato realizzato il modello a telaio equivalenti della struttura che abbiamo appena visto. Vedete, qui vi ho tirato fuori un telaio piano, che è quello di facciata, e vedete come è proprio caratterizzato. Qui ci sono le piante dove si vedono quindi le diverse tipologie murarie. Questo è il comportamento modale, i modi di vibrare, e vedete che grosse battute d'ali non ce l'abbiamo in questa struttura. Dopodiché il codice ci viene anche in ausilio per lo studio della regolarità, quindi in elevazione e in pianta, con il controllo di tutti quei parametri che poi ci servono per stabilire il fattore Q nell'analisi dinamica modale, ma ci servono eventualmente anche per riempire la scheda. Definiamo l'input sismico, questa è la maschera con cui si definisce l'input sismico, e poi facciamo la prima battuta, l'analisi dinamica modale con spettro di risposta, che già qui abbiamo dei primi parametri, dei primi indicatori di rischio, sia al danno severo che al danno lieve, con una cromatica verificata, quindi con un coefficiente che va da 0 a 1.